Ciao a tutti gli amici di Android Vlog, siamo con Luciano Alibrandi, manager di Nvidia. Luciano, cosa ci avete portato quest'anno al Mobile World Congress? Ci sono delle novità sostanziali. L'anno scorso eravamo qui per parlare della strategia modem, perché in questo mercato è importante avere il modem per chiamare, cioè utilizzare connessioni ad alta velocità. E poi naturalmente l'altra cosa, Nvidia è specialista della grafica, innovare di nuovo e aumentare le performance di questi device. Quindi la prima novità è la parte modem, dove abbiamo il nuovo modem i500 che va insieme al Tegra 4i. Quindi abbiamo due nuovi prodotti che presentiamo qui. Uno è il nuovo Tegra Note 7 LTE, quindi integra la parte modem per connessione in 4G, che va a diventare parte della famiglia Tegra Note con la versione Tegra Note 7 in versione Wi-Fi. I prodotti hanno prezzi che variano dalle $199 per la versione Wi-Fi e $299 per la versione LTE. La versione LTE che uscirà sul mercato tra circa un paio di mesi. Questo prodotto arriverà anche in Europa, quindi anche in Italia. Assolutamente. Se lo vuoi mostrare? Facciamo un giro quindi nello stand. Allora, possiamo vedere questo. Questa è la tablet di referenza di Nvidia. In pratica quello che facciamo è costruiamo un prodotto finito che poi forniamo a certi fabbricanti che lo metteranno nel mercato, nel canale. Una tavoletta che utilizza il processore Tegra 4i a 60 cuore grafici, molto molto potente per fare giochi medialità. La cosa importante è anche la stylus, quindi Nvidia utilizza la tecnologia 4+1 fuori, quindi a livello di scrittura con lo stylus non ci sono latenze nella scrittura, quindi è molto importante. Come dicevo, questo va a affiancarsi al prodotto esistente e sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile. Ok, sappiamo che avete in cantiere anche delle novità proprio come una CPU a 64 bit. Sì, su che prodotto la troveremo? Allora, mobilità per Nvidia significa tante cose: telefono, smartphone, la tavoletta, dei set-top box, dei gaming device, delle macchine, delle automobili, quindi tantissimi device. Nei device dove c'è bisogno di un display ci sarà sicuramente necessità di avere un processore di fascia alta come Tegra K1 che abbiamo lì, ma prima di passare al K1 magari vi faccio vedere un'altra novità che utilizza sempre la parte modem. Questo è il telefono della società francese Wiko, si chiama Wax, e anche questo utilizza il processore Tegra 4i con quindi tutta la parte modem integrata. Naturalmente questo è il secondo prodotto. Poi abbiamo qui tre dispositivi Tegra K1, naturalmente abbiamo preso un reference design della tavoletta Tegra Note, giustamente anche per spiegare che la consumazione è praticamente identica. Cosa cambia? C'è la differenza a livello di performance del prodotto. Il K1 ha 192 cuori grafici, il Tegra 4 ne ha 72, quindi a livello di performance è abbastanza differente. Stiamo mostrando tre diverse demo. La prima che vedete lì di questo viso, di questa versione, si chiama Aira. Facevamo girare questa demo circa un anno fa sul prodotto di fascia alta sul mondo GeForce, e quindi siamo riusciti a avere lo stesso livello di qualità utilizzando OpenGL sulla tavoletta. La seconda demo che vedete dopo magari è una versione di Untrained 2, che è un gioco per PC che è stato poi portato sul tablet il K1 solo per far vedere gli effetti di luci, di ombre, che sono la qualità grafica che Cioè, parlato di tecnologie nuove, progettori a 64 bit, quando li vedremo sul mercato e a che prezzi? Allora, i prezzi normalmente non sono ancora confermati, non sono disponibili.
prodotti a 32 bit saranno disponibili per il primo semestre di quest'anno, i prodotti a 64 bit utilizzeranno anche la nuova CPU di Nvidia con il codename Denver, saranno disponibili nella seconda parte dell'anno. Okay. Magari avviciniamoci così ce lo mostri lì nel senso. Denver ci sti disse. Questo prodotto uscirà con il controller o è opzionale? No, il prodotto uscirà sotto diverse forme dai diversi fabbricanti. Qui stiamo facendo solamente una dimostrazione per far vedere che con una connessione Bluetooth standard si può avere, possiamo chiamarlo una console, no? Una mini console. Puoi avere il prodotto con te tutto il giorno, rientrare, magari qualche fabbricante metterà un'uscita HDMI, si arriva a casa, la si lascia, si mette la tua HDMI, si prende il controller, ci si siede e vista la qualità grafica si può giocare. Allora, questa demo si chiama Aira, è una demo che abbiamo sviluppato circa un anno fa e la presentavamo su un prodotto GeForce di fascia alfa, quindi a livello qualitativo è praticamente impressionante. Vederla girare circa un anno dopo su un prodotto mobile. Allora, però vi ho un po' ingannato, perché questa è abbastanza di buona fattura, però si può fare molto di più utilizzando l'OpenGL. Potete vedere il livello di qualitativo e il livello di dettaglio, si vedono le rughe, si vede un problema qui, si vede la barba, si vedono i pori, e naturalmente tutto questo gira in tempo reale perché c'è dietro la potenza dei 192 cuori grafici, quindi è abbastanza impressionante. Quindi ancora una volta ripeto per far capire bene, questa demo girava su un prodotto GeForce un anno fa, su una macchina gigantesca, e un anno dopo gira sul prodotto nuovo. Ma infatti io vedo molta tecnologia sui tablet, sui prodotti mobile, però voglio fare una carrellata anche di quello che è veloce, molto veloce, di quello che è la vostra tecnologia applicata all'home video. Sì, in pratica questa è la stessa identica demo in un formato leggermente differente, ma quello è un K1, un Tegra K1 che sta facendo girare simultaneamente due video 4K su due schermi diversi, quindi è impressionante. Una cosa importante da dire è che un processore del genere in una implementazione a doppio schermo così può aiutare sicuramente il mercato dell'automotive, dove hanno bisogno di avere degli schermi, cambiare la parte analogica con degli schermi digitali come questo ad alta risoluzione, eventualmente avere la parte centrale, ci sono tutte le informazioni relative alla navigazione o dietro per i bambini per vedere le cose. Quindi grande potenza per far girare. Bene, ringraziamo quindi Luciano, manager per Nvidia, e aspettiamoci grandi sorprese da questo brand per quest'anno. Grazie a voi, grazie.